Ciao e bentornato sul mio canale YouTube. Oggi vediamo 4 tipologie di diete che per fare massa non funzionano. Faccio questo video perché sono sempre di più le persone che si lamentano che non riescono a fare massa, che vedono la circonferenza braccia che non aumenta, circonferenza petto idem. Ok, cerchiamo di capire. Innanzitutto si parte dall'alimentazione. Ok, l'allenamento deve avere certi requisiti. E se cerchi qua sul canale trovi comunque alcune schede gratuite di esempio, o ancora meglio ti lascio la lezione di prova gratuita di fisico funzionale Gold qua sotto in descrizione. Ok? Allora, come ti dicevo, 4 tipologie di diete che per fare massa non funzionano. Allora, la prima è sicuramente una dieta ipocalorica. Cosa vuol dire? Tu calcoli il tuo TDEE, quindi fabbisogno calorico giornaliero. Quindi, ad esempio, hai calcolato che è di 2002, dovrai andare ad avere un surplus calorico almeno di 350-500 calorie. Questo serve a costruire appunto i mattoncini, i muscoli, ad avere la sintesi proteica. Se non hai surplus calorico è impossibile che cresci di massa, anche se ti alleni bene, e questo è uno dei casi più diffusi. Poi, seconda tipologia di dieta che non funziona è una dieta ipoproteica. Cosa vuol dire? Se tu hai un fabbisogno proteico, ad esempio di 125 grammi di proteine al giorno, come lo calcoli? Semplicemente facendo, stai tra le 2 e le 2.2 grammi di proteine per chilogrammo corporeo, lo moltiplichi appunto per i chilogrammi di peso, calcolerai quindi il tuo fabbisogno. Se trovi che sei al di sotto, non crescerai di massa muscolare. Ok? Terza tipologia di dieta, questa oggi molto in voga, è il digiuno intermittente. Digiuno intermittente, per carità, è buonissimo, io stesso lo seguo, ma non sempre. In certi periodi il digiuno intermittente, fatti in alcuni modi, è importantissimo, fondamentale per andare a sgrassare, a definirsi. Poi sotto l'aspetto salutare ci sono tanti studi che mostrano che è veramente il top, ok? Però per fare massa non funziona. Poi la quarta tipologia di dieta è avere una dieta monotona.